Ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di una raccolta di racconti bellissimi di uno scrittore di cui vi ho già ampiamente parlato nei video precedenti, ossia Stuart McBride, un giallista scozzese incredibilmente bravo. La critica lo classifica secondo solo a James Ellroy come bravura di narrazione. E in effetti io i romanzi di Stuart McBride li adoro. Li adoro perché questo scrittore scozzese ambienta tutti i suoi romanzi, i suoi racconti in Scozia e malgrado siano thriller polizieschi dove ci scappa sempre uno o più morti, non riesce a fare a meno di permeare la sua narrazione con quella vena di humor. Definito dai tecnici il tartan humor, cioè lo humor scozzese, da tartan che è il tessuto dei kilt scozzesi, che è qualcosa di micidiale. Ebbene, per le feste di Natale, Newton Compton ha radunato in un unico volume intitolato Apparenti suicidi 12 racconti ambientati tutti nella cittadina di Holdcastle, una cittadina scozzese. E sono 12 racconti perché si rifanno alla filastrocca, anzi alla canzone natalizia inglese, che è la più tradizionale, diciamo, in assoluto per il paese anglosassone, ossia The 12 Days of Christmas, che è una filastrocca, che inizia dicendo appunto: On the first day of Christmas, my true love sent me a partridge in a pear tree. Cioè, nel primo giorno di Natale, il mio amore mi mandò una pernice su un pero. E va avanti così, dicendo che il secondo giorno gli mandò due tortore, poi tre galline francesi, poi quattro uccellini canterini, cinque anelli d'oro, sei oche che covavano, sette cigni che nuotavano, otto fanciulle che mungevano, nove signore che danzavano, 10 signori che saltano, 11 pifferai che suonano e 12 tamburini che battono sul tamburo. In originale ci sono delle assonanze che fanno di questa canzoncina una filastrocca molto divertente. Non abbiamo niente a che vedere con tamburini, oche, pernici. Sono soltanto 12 giorni prima di Natale e in ognuno di questi 12 giorni qualcosa di criminale succede nella città di Oldcastle. L'atmosfera natalizia pervade questa piccola cittadina, però gli animi dei cittadini non sono tutti ugualmente festosi. Troveremo quindi un piccolo delinquente che, essendo nei guai per una partita di droga che è sparita, quindi è rimasto in debito con lo spacciatore, viene ricattato e deve andare a fare un furto in una villa. Poi avremo un insegnante che viene accusato della morte di una studentessa durante una gita scolastica. Scopriremo che l'inappuntabile Lord Peter Forsyth Leven non sarà proprio quella perla di uomo morigerato che tutti credono. Insomma, questi racconti sono legati l'uno con l'altro da un filo conduttore che ci porterà all'ultimo, dove ci sarà veramente la catarsi generale di tutte queste vicende. Sono 12 storie, brevi, perché mi sembra che il libro abbia poche pagine, cioè poche, insomma, adesso vi so dire anche quante. Mi sembra che siano qualcosa di come 110-120 pagine. No, sono rilegate, sono 190. Sul tablet, diventano un po' meno. Si legge tutto d'un fiato, è una scrittura veramente stimolante dal punto di vista del giallo, del poliziesco, ma anche divertente. Cioè, io non posso non definire questo libro,
una raccolta più che altro di racconti noir, ma nel senso di humor noir, non i noir del genere, cioè noir in senso di humor. Sono qualcosa di assurdo, ci sono delle situazioni che, per quanto tragiche, fanno scappare veramente una risata. Io ve lo consiglio perché, a parte che Stuart McBride è uno scrittore da seguire, ma proprio perché in questi 12 racconti, per chi non lo conoscesse ancora, c'è la possibilità di apprezzarne la sua capacità narrativa, rapida, ma estremamente efficace e ribadisco, sempre e comunque molto sarcastica, molto ironica e pungente. La cittadina di Holdcastle diventerà teatro di situazioni al limite dell'assurdo. E l'ultimo racconto poi sarà una cosa che farà veramente cadere le braccia, cioè non c'è più speranza per questa cittadina, veramente. Stuart McBride, Apparenti suicidi, è pubblicato da Newton Compton nei due formati, cartaceo e elettronico. Ve lo consiglio perché anche se Natale è passato, si sa che per leggere non bisogna guardare il calendario, ma si legge quello che si desidera. E questo è un libro che secondo me può essere anche letto sotto l'ombrellone, tanto non è la collocazione temporale che conta, ma l'efficacia delle storie narrate. Con questo vi saluto, un bacione, un arrivederci, a presto, prestissimo, perché ho da recensire altro. Ciao!